Ben arrivati a tutti, ben arrivati all'area talk dello stand del Dipartimento della Protezione Civile al Salone del Libro. Entriamo nel vivo di quella che è la rassegna che è stata un po' presentata stamattina da Titti Postiglione e Nicola La Gioia. Entriamo parlandone con Matteo De Giuli e Marco Rossari. Marco Rossari, scrittore, traduttore, che ha tradotto vari libri, tra cui quello di cui parliamo oggi, che è un Sotto il vulcano di Macconlori, e che dall'esperienza di questa traduzione ha scritto un libro che è All'ombra del vulcano. Matteo De Giuli, caporedattore di la rivista Lusi e scrittore e autore. Questo primo incontro si inserisce nella rassegna che poi è quella che è stata costruita in collaborazione con Lusi di una biblioteca di tematica, una biblioteca a cui abbiamo dato il nome di Equilibri, un equilibri tra diversi stili, tra diversi stili narrativi, che è il modo con cui abbiamo deciso di raccontare i temi di protezione civile qui al Salone del Libro. Abbiamo portato al Salone del Libro la nostra storia, che è la storia anche un po' del nostro paese, gli eventi attraverso cui il sistema di protezione civile è nato e cresciuto in Italia, ma abbiamo deciso di portare anche altre storie. Sono le storie che raccontano i libri, che racconta la narrativa, che attraverso le poesie, cercare di trovare uno sguardo diverso sui temi di protezione civile, nuovi linguaggi, perché comunque quello che ci interessa è sì aprire il mondo del sistema di protezione civile, sia ottenere uno sguardo diverso, perché ci interessa avere nuove parole per raccontare quelli che sono i temi a noi cari, che poi sono i temi anche di attenzione, cura all'ambiente, cura verso gli individui e le collettività. E quello che vogliamo fare con questi incontri, di cui entriamo oggi nel vivo e che proseguiranno nei prossimi giorni, in realtà è anche cercare di fare un allenamento di immaginazione. Questo allenamento di immaginazione che serve molto al sistema di protezione civile, perché se veramente vogliamo costruire un futuro in cui la cura del territorio, del posto dove vivi e delle persone che vivono intorno a te è un elemento su cui credere e crescere tutti insieme, prima di realizzarlo lo dobbiamo immaginare, un po' come tutte le cose vanno prima immaginate, e quindi lo vogliamo immaginare grazie anche alle parole, allo sguardo privilegiato che ci possono offrire i libri e in modo particolare un libro come quello di cui parliamo oggi, che è un libro mondo, un universo, è le storie nelle storie, perché Sotto il vulcano è veramente più storie insieme e in cui la presenza del vulcano, che in realtà non fa nulla durante tutto l'arco della giornata in cui si svolge il libro, ma è incompente e condiziona le persone del libro e sostanzialmente succede anche a chi vive sotto vulcani normalmente. Matteo. Si sente così? Ok. Grazie mille. Intanto c'è comunque una. Vabbè, se voi sentite va bene. E in effetti Sotto il Vulcano, quando con Lusi e con Protezione Civile appunto è nato questo progetto, è stato uno dei primi libri a cui abbiamo pensato, nonostante la stranezza della scelta, nel senso che indubbiamente è un libro che in cui la presenza del vulcano è massiccia, e quindi appunto un tema vicino forse anche appunto ai temi di protezione civile. È però un romanzo assolutamente antididascalico, un romanzo molto letterario, un romanzo monumentale, molto complesso, molto alcolico e mistico anche, come magari vedremo più avanti. E però comunque ci piaceva inserirlo in questa biblioteca di protezione civile proprio perché ha una forza particolare, riesce a restituire appunto quella inquietudine che può restituire una forza indomita come può essere quella naturale di un vulcano ancora attivo, e il modo inquieto in cui plasma le vite, le esistenze delle persone che vivono sotto questo vulcano. È un romanzo maledetto, anche appunto un romanzo alcolico, è un romanzo che ha avuto anche una storia molto particolare, come la storia del suo scrittore. Per immergerci, sì, la cosa migliore è un romanzo che si può iniziare da qualsiasi pagina, secondo me, perché non è davvero l'inizio che è già finito. È la storia di un console britannico, le ultime ore di vita di un console britannico,
che vive in questa cittadina immaginaria del Messico sotto questo vulcano. C'è una sua ex che sta tornando, la sua ex moglie che ritorna per ricongiungersi a lui dopo un anno di distanza. Ritrova lì non solo lui, questo ex console britannico completamente sfatto, perso, distrutto dalla vita, alcolizzato, in preda ai propri stessi deliri alcolici, ritrova il fratello minore, che invece è una versione idealizzata e anche fastidiosa per quanto è appunto invece energica e potente. Un fratello minore del console, un marxista che ha combattuto in Spagna contro Franco, che è appunto pieno di energia, pieno di voglia, di vita, tutto quello che lui non è. E anche lui ha avuto però una relazione con l'ex moglie, così come un altro, il migliore amico, uno dei migliori amici d'infanzia. Si ritrovano tutti e quattro più o meno in quei giorni, che sono le ultime ore di vita del console. Non si capisce neanche se lui lavora ancora o no, tutto è molto confuso, appunto è un libro onirico e alcolico in cui veramente se si inizia a pagina 100 si finisce la fine e poi si ricomincia da capo, più o meno si riceve la stessa sensazione, perché non è davvero la trama la cosa che importa. È un romanzo quasi circolare, appunto, e questo fa parte anche della sua misticismo, della sua magia. Quindi forse però il modo migliore per introdurlo è a questo punto fiondarcisi e leggere subito un pezzo, no? Poi ti darò un bel po' di cose. Sì, buongiorno. Allora leggo un branetto. Ma leggiamo a questo punto l'inizio, tanto per... È vero che è un romanzo che inizia dalla fine ed è circolare, c'è questa ossessione per una ruota che gira al contrario nella cittadina di Kwanawak, che tu hai evitato di pronunciare cosa perché è difficilissima, in realtà è ricalcata su Cuernavaca. A lui piaceva molto a Malcolm Lowry perché era il vecchio nome che voleva dire vicino a una selva, cioè vicino alla foresta. Lui la vedeva come la selva oscura di Dante, perché aveva letto molto bene la Divina Commedia. Due catene montuose tagliano la Repubblica all'incirca da nord a sud, formando nel mezzo una serie di vallate e altopiani. Affacciata su una di queste vallate, sovrastata da due vulcani, sorge a 2000 metri sopra il livello del mare la città di Kwanawak. Si trova parecchio più a sud del Tropico del Cancro, per l'esattezza sul 19° parallelo, più o meno alla stessa latitudine delle isole Revillagigedo, a ovest nell'Oceano Pacifico, o ancora più a ovest dell'estrema punta meridionale delle Hawaii, o ancora verso est del porto di Tuzcos, lungo la costa atlantica dello Yucatan, vicino al confine con l'Honduras britannico, oppure andando ancora più a est dalla città di Juggernaut, in India, sul Golfo del Bengala. Le mura della città, che è stata edificata in cima a un colle, sono imponenti. Le vie e le stradine tortuose e sconnesse formano una serie di percorsi serpeggianti. Una bella strada statale all'americana entra in città da nord, ma si smarrisce subito nel tetalo dei vicoli per poi spuntarne, ridotta a una mulattiera. Sembra una classica descrizione, invece vedete, è stranissima, e lui mette dentro tutte le città sullo stesso parallelo, dall'altra parte del mondo, e c'è subito questa immagine di una strada americana che entra e si smarrisce, come si smarriscono un po' tutti i personaggi, console compreso. Ed è un acquerello, una visione dall'alto che poi diventerà sempre più enfatica e infernale, però è come se mettesse delle coordinate, anzi le dà proprio, e poi dice adesso entra dentro qua e perditi. Tra l'altro ti chiedo, visto che sì, l'abbiamo appena ascoltato, ti chiedo qualcosa subito sulla lingua e anche sulla costruzione del romanzo, perché ha appunto la nomea di essere, e viene chiamato la Divina Commedia alcolica, ma anche un Ulisse no, alternativo e alcolico di nuovo, però ed è vero che c'è quel tipo di confusione, anche se vuoi, di quel tipo di presenza onirica, appunto, di inquietudine perpetua, però
come si capisce dalle pagine che ho appena letto, dalla pagina appena letto, in realtà è anche una lingua molto, molto chiara, a volte addirittura limpida, non dico banale, ma quasi elementare in certi passaggi. Non è quel tipo di scrittura di sperimentale o che ricerca, se non forse alla fine, quando finisci per complicarsi in effetti in questo vortice qui. Tu l'hai tradotto, hai tradotto questo libro, era al 2018 quando è uscita la nuova traduzione, poi un anno fa, due anni fa, hai scritto anche un libro in cui, che è un romanzo in cui il protagonista è una persona che ti assomiglia molto, che riceve in compito appunto la traduzione, oppure propone la traduzione di questo romanzo, e poi finisce in un'estate a essere invischiato, diciamo, a Milano in situazioni simili o che fanno eco a quelle del romanzo, quindi un'altra separazione solta. Però già sto mettendo troppa carne a fuoco, no, ti volevo chiedere la lingua, che tipo di lingua è, tu che l'hai vissuta, l'hai attraversata, l'hai studiata, l'hai anche l'hai ritrasformata rispetto alla traduzione, la prima traduzione che di che anni era? La traduzione è arrivata un po' tardi in Italia, nei primi anni 60, l'ha fatta un grande traduttore e operatore editoriale che si chiamava Giorgio Monicelli, fratello del Monicelli regista, inventore degli Urania in Mondadori, del termine fantascienza, bravissimo traduttore, bevitore notevole anche lui, c'è questa leggendaria visita di Malcolm Lowry che va a Milano a casa sua e gli nascondono, nonostante Monicelli gli stesse dietro per bere, però gli dicono sta troppo male, Malcolm Lowry, gli nascondono tutti gli alcolici e lui esattamente come il console beve l'acqua di Colonia, che era l'unica cosa alcolica rimasta in casa, e forse, anche se questo è circondato da un alone di leggenda, viene ricoverato all'ospedale di guardia di Milano. Monicelli aveva fatto un lavoro egregio, naturalmente le traduzioni invecchiano, traduzione pionieristica. Io tra l'altro avevo questo libro, assomiglia, l'unico motivo per cui assomiglia in realtà alla Divina Commedia è che ha un apparato di riferimenti, di citazioni mostruoso, però io ho lavorato con un tizio matto che ha fatto un lavoro online incredibile in cui ogni riga è chiosata e tutte le cose che vedeva Malcolm Lowry e vede il console vengono illustrate in questa guida, quindi io seguivo come una traccia importante, perché come la Divina Commedia c'era un grande poeta, Mandelstam, che diceva la Divina Commedia deve nascere con le note, come una barca che ha incrostati, la tiri su dall'acqua ed è costituzionalmente fatta così. È vero quello che dici, allora questo è un libro leggendario, difficilissimo, meraviglioso, che ti invito a provare a leggere per chi non ha ancora tentato, non è un libro impossibile, secondo me ha un'aura di illeggibilità, in realtà non lo è. È molto meno difficile della Recherche e dell'Ulisse, ma di gran lunga secondo me, è anche più, secondo me è anche un po' più appassionante, diciamo, rispetto a questi due giganti. È uno stile abbastanza semplice, però è stratificato geologicamente, proprio visto per restare in ambito. Perché? Perché Malcolm Lowry aveva, come l'avrete intuito, l'aggettivo alcolico ricorre tanto, naturalmente ha dei grandissimi problemi di alcolismo che poi lui riesce sempre a mettere in relazione anche con i movimenti tellurici, per cui in Messico chiamano le scosse di temblores, che sono anche però i tremiti delle sue mani, come se lui fosse la terra, come se questo si riverberasse in lui, e l'unico modo per calmare i temblores è bere di più, è possibile, quindi c'è questa cosa. Però era uno scrittore alcolista, non soltanto diciamo come approccio, stile di vita, ma anche stilisticamente, ossia lui si getta dentro la pagina, la apre, tanto la affastella, la allunga, eccetera, e poi torna indietro, cerca di pulirla, e poi gli viene in mente un altro riferimento, è come se continuamente strutturasse il testo con continue piccole modifiche. Quindi ha questa irruzione molto enfatica, molto alta, molto lirica, e poi cerca di stemperarla con l'ironia, cerca di mettere un riferimento colto, e alla fine ne esce un testo estremamente variegato che ha, se tu confronti le diverse stesure, perché ci sono, vedi tutte le diverse modifiche. La vera difficoltà è stare dietro, l'altra cosa importante è che lui cerca disperatamente, un modo commovente secondo me, di non di farti vedere
l'alcolismo di una persona, ma di farti sentire l'alcolismo, di farti sentire come questa persona a questa vede il mondo e l'effetto che il mondo ha su di lui. E quindi è un libro allucinogeno, cioè dove tu continuamente vedi la natura, vedi le persone con lo sguardo alterato, insicuro, infelice, eccetera, di un colossale alcolista. Per restare sulla trama, hanno cercato di fare un film, un grande regista, John Huston, con un grande attore, Albert Finney, in Stato di Grazia. È un bruttissimo film, quello tratto da Sotto il Vulcano, perché semplicemente racconta la trama, racconta quello che succede, che è poco o nulla. Il punto è invece la sensazione che ti dà lo sguardo del console, l'unico che un regista che avrebbe potuto provare, che poi ha risultato che tenere, uno come Terrence Malick, quando si ostina a farti vedere una foglia che trema, ecco, quella cosa lì era l'unico modo, sarebbe l'unico modo per restituire questa sensazione. Quindi non c'è trama, c'è un continuo andirivieni nel tempo, nelle sensazioni, nel dispiacere, nell'infinito anche delle percezioni del console. Ed è tutto sommato un libro leggibile, secondo me, anche se continua ad avere, ed è un libro che, per questa sua natura ambigua, comunque un po' sfuggente, un libro semplice ma difficile, un libro senza trama ma dove c'è tutto il mondo, che poi genera una forma di culto. Quindi vi invito a stare attenti, perché come la droga, io adesso non riesco a liberarmi di questo libro dal 2016, ve lo trascino dietro. Adesso forse mi chiederanno di fare l'audiolibro, dico, ma poi cosa devo fare? Devo trasformarmi dentro. Però poco tempo, un secondo fa, ho salutato con un cenno una persona che passava, che è un altro della setta, non è un caso secondo me che sia passato, della setta dei Loriani, che, perché chi ha conquistato questo libro non ne esce più. Quando mi hanno proposto di tradurlo, io mi sono trovato a un festival letterario e ho visto uno scrittore loriano dall'altra parte del buffet, mi sono avvicinato, guardare, e fa, come stai? Gli ho detto, guarda che sai cosa sto traducendo? Sto ritraducendo Sotto il Vulcano. Abbiamo parlato per 2 minuti e a un certo punto lui ha sentito la necessità di alzarsi la camicia e mi ha detto, guarda, perché aveva la pelle d'oca. Questo è l'effetto che fa Sotto il Vulcano alle persone che se ne innamorano, perché ha questa forza. Hai ragione che della Divina Commedia ha poco, però ha molto forse di una nuova Apocalisse, cioè è molto biblico da un certo punto di vista, e a parte non so quanto consapevolmente questo te lo dire a te, lui gioca con queste cose, appunto tu citavi la ruota, ma c'è tutto un misticismo, anche una numerologia, perché ci sono 12 capitoli mi sembra, e c'è un numero 7 che ritorna spesso in un cavallo, appunto, che sembra il cavallo dell'Apocalisse, poi appunto un cavallo senza padrone che vaga che torna in diverse scene. 7 e 12 ovviamente nella Cabala sono numeri importanti. In generale abbiamo detto che sono le ultime ore di vita di questo console, ma è un romanzo ambientato nel 1938, quindi alla fine, in effetti, di un mondo, la fine dell'umanità, subito prima della Seconda Guerra Mondiale. Da profano in tutti i sensi, ho aperto anche questa portata mistica, che forse è anche la cosa che poi ti tiene incollato, che ti fa ritornare a questo libro sempre, proprio come una Bibbia, nel senso che pure la Bibbia non te la leggi mai dall'inizio alla fine, è una cosa che, no, di cui vai a ripescare delle pagine e dei versi. Quanto era, tu che lo conosci meglio di chiunque altro, volontario, voluto, ricercato questa cosa, e quanto è una cosa che invece è successa? No, lui era molto consapevole di quello che stava facendo. Lui faceva fatica a tenere insieme i libri. È l'unico libro che lui pubblica, un romanzo da giovane, minore. Dopodiché pubblica questo libro e non riuscirà mai più a pubblicare niente. Adesso se voi andate a cercare in rete trovate 20-30 titoli in italiano, perché poi hanno ripubblicato tutti quelli che aveva lasciato in un angolo postumo, è uscito di tutto, ma lui nel vita è riuscito a pubblicare solo questo, l'ha divorato, l'ha risucchiato e non è mai più riuscito a scrivere un libro, perché non riusciva a tenerli insieme. Però era molto consapevole, era un grandissimo lettore di cose alchemiche, cabala, numerologia. Anche qua bisogna purtroppo inserire un po' l'alcol, perché in realtà lui, che amava questo tipo di simbolismo, però trovava un'enfasi ancora maggiore per l'impatto che sul suo sistema nervoso aveva il consumo di alcol, che rendeva le cose molto più significative. Una volta sono andato a vedere un incontro con uno scrittore italiano molto bravo, che raccontava della sua disintossicazione
in questo caso dall'eroina, e lui diceva che c'è un momento nella vita, nei postumi dell'eroina, in cui tu anche un bicchiere d'acqua appoggiato qua può commuoverti, puoi sentirlo, puoi avere una sensazione di fragilità, come di paura, e tutto Malcolm Lowry è così, è un continuo avere un fortissimo impatto simbolico di ogni cosa, di ogni parola, perché ogni parola ne nasconde un'altra, sono come delle botole delle fane del bianconiglio, dove lui si finisce dentro e scopre la meraviglia, il terrore, ogni parola è pieno di giochi di parole, per esempio questo libro. Però era molto consapevole, quando gli dicono che aveva scritto l'Ulisse, che aveva anche un po' approfittato, un po', lui candidamente dice di non essere riuscito a finirlo, tra l'altro, l'Ulisse, però era un signore che aveva, come Hemingway, esatto, che aveva letto tantissimo, che sapeva cosa cercava di fare, una cosa che è difficile per chiunque, perché provare a scrivere un libro così, che è un'opera mondo, che ha una serie di sistemi di leitmotiv, tu dici il cavallo, ci sono tantissime piccole cose che ritornano, presagi che danno questa sensazione, sono come dei rintocchi a morto che fanno paura, che danno inquietudine, che lui riesce continuamente, bene o male, a tenere insieme. No, lui era molto consapevole, il problema, l'unico suo problema era, come diceva Hemingway, no? Diceva write drunk, edit sober, il problema di Malcolm Lowry era che scriveva drunk, editava drunk, però in realtà il suo bagaglio culturale è enorme, era un uomo estremamente colto, e tutte le cose che hai percepito sono assolutamente volontarie. Tra l'altro abbiamo detto appunto, quindi la figura del console, quindi il protagonista del libro, è chiaramente plasmato sulla sua stessa figura, c'è una proiezione anche molto chiara, molto diretta, a volte anche il rapporto con l'ex moglie, probabilmente ispirato alla sua stessa relazione difficile con la moglie, in parte probabilmente il fratello minore invece era lui da giovane, anche se in realtà quando lui ha scritto questo libro era ancora, aveva 29 anni come fratello minore, quindi lui si rispecchiava probabilmente nella fine che avrebbe già fatto e sapeva di che avrebbe fatto, che era quella del console, e in questo giovane che era quello che invece lui avrebbe potuto o dovuto essere. E però vai, dimmi. Mi sono dimenticato di dire una cosa, hai ragione, sul Luke Fenn, non è soltanto, è vero che c'è poco di una Divina Commedia, ma in realtà c'è una cosa importante, che Dante colloca l'inferno sotto il canone, sotto il canone, vuol dire che loro stanno in questa città, stanno all'inferno, cioè dove il romanzo è ambientato sostanzialmente, questa è la cosa. E poi divertente perché anche smentisce immediatamente se stesso, perché i vulcani sono due, quindi ha questo sdoppiamento schizofrenico immediato che poi rispecchia il rapporto con la moglie. Il fratello è ricalcato su di lui da giovane, anche lui è un doppio di se stesso, interessante perché riesce a proiettare delle altre cose che gli interessavano senza metterle sul console, in modo da diluire e a costruire due personaggi, cosa che non riusciva per nulla a fare. Un altro qui ancora più potente come cosa. E io l'ho cercato dalla mia versione digitale, però mescal è una parola che ne viene citata 78 volte su 350 pagine, quindi una volta ogni 4 pagine, tequila 56 volte, e per questo appunto anche nella difficoltà di collocare questo romanzo, alcolismo, la parola abbiamo già ripetuto più di più in assoluto in questa mezz'ora, si dice di solito un romanzo alcolico, però è appunto un romanzo che mi sembra che viva anche nella stessa solitudine che vive il console e che ha vissuto Malcolm Lowry in vita, nel senso che veramente forse è indipendente, ma questa forse è parte della sua potenza ed è veramente alieno a gran parte del panorama letterario. Io ho visto qualche mese fa un'intervista a uno degli scrittori che non per affinità letteraria ma per affinità alcolica appunto viene affiancato di solito a Lowry, che è Bukowski. Esatto, l'intervista si può cercare anche su YouTube. Bukowski ovviamente aveva uno stile completamente diverso, molto più pop e più punk e più diretto, più frammentato, anche molto, molto meno alto secondo me, ovviamente non è mai arrivato a scrivere una cosa come Sotto il vulcano. Però è interessante questa intervista, appunto gli chiedono, un'intervista in cui lui è già sbronzo e anche l'intervistatore sta andando verso quella china lì, e gli chiedono che cosa pensa lui di Lowry, e
parte secondo me non l'ha letto o non capisce, a un certo punto lo confonde con Faulkner, che è un altro appunto scrittore alcolico, però gli dice qualcosa tipo: non mi piace perché la letteratura deve essere, c'è qualcosa tipo sweet juice, un succo dolce, deve, la letteratura deve essere bim 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 trampiano, cioè, molto trampiano, bravo, bravo. Mentre sotto il vulcano è piripi 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 piripi. Ok, a parte vabbè, questo delirio alcolico di Bukowski, però mi ha fatto pensare quando quel video lì all'assoluta solitudine anche forse lui provava, e appunto anche la pubblicazione di questo libro ha avuto molte vicissitudini. A un certo punto c'è l'episodio che tu conosci meglio di sicuro dell'incendio della casa, in cui la moglie a salvare i manoscritti, non so se è proprio anche questo, ma gli altri che citavi, che poi sono stati inserito direttamente anche quegli spettacoli, esatto, dentro anche sotto vulcano, esatto, perché poi nel frattempo appunto ha continuato a scriverlo finché non è uscito. Però mi sembra che ci sia questo è un altro grande tema del libro e della vita di Malcolm Lowry, questa grandissima solitudine che viveva. Sì, sì, no, no, è vero. Sì, la cosa di Bukowski, che naturalmente non era in grado, secondo me, di leggerlo e di capirlo. Ho tanto amore per Bukowski, ma proprio non riesce a capire la complessità di certi romanzi, non è nelle sue corde. Però è interessante perché non basta neanche l'alcolismo per sentirsi vicini. E che attesta anche che non tutti gli scrittori alcolici sono uguali, ognuno va per la propria strada. Faulkner non è uno di cui percepisci così tanto la quantità smodata di alcol che ingeriva. È vero però che è un personaggio solo nella sua vita finché non conosce la seconda moglie a cui è dedicato il libro. Lui è infelice nella famiglia, figlio, ha 3-4 fratelli più grandi, molto virili e molto sicuri di sé, lui è molto fragile, quindi sceglie proprio di abbandonarsi, va a prendere il mare, anche là vorrebbe fare il marinaio, ma in realtà si trova in barche dove i marinai sono tutti, sembrano delle femminucce, come dice lui, che si prendono il tè, quando arrivano nei porti non vanno neanche nei postriboli. Dice magari poi torna indietro, ha cominciato a bere, diventa una specie di alcolista che per sopravvivere al mal di terra, che ti fa sempre un po' barcollare, deve bere, dice questa cosa qua. E poi dopo, quando va in Messico con la prima moglie, che lo tradisce un po' continuamente, si ritrova da solo con questa idea di... arriva in questa Cuernavaca e c'è una colonia di espatriati, ci sono i due vulcani, c'è la selva dantesca, c'è lui che sta malissimo, dice questo è il perfetto setting per un grande romanzo, la mia grande opera, e però non riesce a scriverla perché sta così tanto dentro la cosa con la moglie, che è come abbandonato dentro il suo stesso romanzo. Soltanto a un certo punto, quando riesce a uscire dal matrimonio e a parlare e a trovare questa seconda moglie che lo aiuta, riesce. E però anche dopo ha una tale perversa tendenza all'autodistruzione Malcolm Lowry, che inevitabilmente porta a una forma di solitudine. C'è questo episodio straziante dove lui, quando il libro esce, in realtà il libro ha successo, non è uno di quei libri misconosciuti, quando arriva Lowry diventa il nuovo Joyce, e quando arriva a New York, che viene stampato negli Stati Uniti, vi capita ciò che qualsiasi scrittore, il sogno di qualsiasi scrittore, ossia essere accolto da il gota dell'intelligenza newyorkese a una festa, e dove lui non si presenta, lo devono andare a cercare, lo trovano in una bettola nel Lower East Side, in un angolino al tavolino, ubriaco, fradicio, da solo, disperato, perché non ha nessuna voglia di andare a questa festa dove veramente tutti gli scrittori che conosco pagherebbero per essere il centro, di cui pagherebbero per essere il centro, e alla fine lo portano lì, lui si siede in un angolo e non parla, non dice una sola parola per tutta la sera, si chiude dentro questa cosa. Aveva questa fragilità, l'altro episodio straziante, che in realtà quando la seconda moglie gli dà più serenità, il libro esce, c'è un momento in cui lui sembra stare meglio, poi precipita tutto, è uno dei simboli terribili e strazianti, è questo piccolo molo che lui e la moglie costruiscono nella British Columbia, il Messico è un po' dimenticato, beve meno, c'è questo piccolo molo dove sono felici, vanno a fare, poi si trasferiscono in Inghilterra, e a un certo punto la moglie viene a sapere che il piccolo molo è stato spazzato via da una tempesta e ha il terrore di dirglielo. E infatti quando glielo dice, lui sprofonda immediatamente in una depressione, il nostro piccolo molo, come se fosse anche questo è un simbolo assolutamente esagerato, eccessivo, parossistico,
spazzato via e riattacca immediatamente a bere. Ogni notizia lo chiude, lo butta dentro questa solitudine abissale che si rispecchia nel libro. Anche la sua morte è terribile, litigano, lei se ne va a dormire da un'amica e lui da solo. Tanto non è vero che che è morto. Vabbè, non entriamo in questi dettagli perché Bukowski lo prende anche in giro, dice: ma si può essere così scemi da morire soffocati nel proprio vomito? In realtà lui probabilmente si suicida, cioè non è mai rimasto. Anche questo è, come tutti i grandi disperati, non c'è chiarezza nemmeno in questo, però prende dei barbiturici e si suicida. E però è vero che il libro ha una storia poi strana, è un grande isolato, tra l'altro è già esule di suo il libro, perché lui scrive il più grande e bello romanzo messicano scritto da un maledetto inglese, perché c'è tutto il Messico, i vulcani, la forza della natura, il grande dolore dell'eterno Messico, lui dice a un certo punto nel libro, e riesce con questo omino che vive in una sola città, che non vede pochissimo del resto del Messico, a cogliere tutta l'essenza di un paese inclassificabile e difficile. Sì, esatto. Poi in realtà allora, leggendolo anche con gli occhi sui temi di protezione civile, in realtà è un romanzo che ti rappresenta e ti dà uno spaccato di quella che è la fragilità umana e delle vulnerabilità, che è prezioso anche dal nostro punto di vista. Secondo me, al netto di questo simbiosi in qualche modo tra lui che trema come vulcano, in realtà è un vulcano che in questo caso non trema proprio, perché nell'arco della giornata non fa nulla, ma in qualche modo influenza tantissimo le vite delle persone che ci sono sotto, e rappresenta anche altrettanto bene quella che poi è una caratteristica dei messicani, ma a parte caso è una caratteristica di molte persone che vivono sotto i vulcani, cioè il fatalismo. E questo forse perché stavo pensando che rispetto agli altri rischi naturali anche noi vediamo una forma di fatalismo maggiore per i vulcani, perché per il terremoto puoi costruire una casa più robusta, per l'alluvione puoi ampliare i tuoi argini. In realtà per i vulcani non puoi fare nulla di tutto questo, cioè puoi vivere sotto i piedi del vulcano fino a quando il vulcano ti concederà di farlo. E questo porta evidentemente anche a una tendenza verso un fatalismo, perché sei in qualche modo ancora più vulnerabile rispetto alle forze della natura, in questo caso del vulcano. Sì, allora, assolutamente. Sì, è bello questa cosa. Lui è interessante questa cosa del Messico dei vulcani, perché lui patisce, nel senso che sente, percepisce con maggiore forza questo luogo selvaggio rispetto alla banale Inghilterra che lo annoia un po', Liverpool, lui sta. E all'improvviso invece questa scatena la sua forza e la sua immaginazione, questa terra così inconciliata, così che letteralmente trema come trema lui, mentre il messicano che vive lì è rassegnato, è abituato, non riesce a vederla questa cosa qua. Quindi lo sguardo, però c'è un branetto che gli faccio una brevissima lettura dove parla delle rocce spaccate, che lui dice soffre tantissimo per questa roccia spaccata, perché gli ricorda il suo matrimonio che non riesce, eppure la sua ex moglie è lì che vorrebbe ricongiungersi a lui, ma lui non riesce più a ricongiungersi a lei, è come i due vulcani che si guardano eternamente, non si avvicinano mai. E a un certo punto arriva davanti a questa immagine con questa roccia che si chiama La Despedida, e allora dice, così dà un'idea di questo ruginio continuo, ruminare anche continuo, che è il libro. Si incamminarono e superarono la facciata di Palazzo Cortés, poi seguirono il lato cieco e cominciarono a scendere lungo la stradina che lo percorreva per tutta la lunghezza, era una scorciatoia per arrivare in Calle Tierra del Fuego, che più in basso formava una curva e saliva intorno a loro, ma la stradina scoscesa era poco più che un ammasso di rifiuti fumanti e furono costretti a guardare bene dove mettevano i piedi. Yvonne però si sentiva già sollevata adesso che stavano lasciandosi alle spalle il centro città. La despedida, pensò lei, la separazione. Una volta che l'umidità e i detriti avessero portato a termine l'opera, le due metà separate della roccia scissa si sarebbero spricciolate, era inevitabile, così c'era scritto sotto l'immagine. Ma era davvero così? Non c'era modo di salvare quella povera roccia la cui immutabilità soltanto poco tempo prima nessuno si sarebbe sognato di mettere in dubbio? Ah, ma allora chi mai l'avrebbe considerata diversa da una semplice roccia compatta? Eppure sì,
si era spaccata, ma non c'era modo di salvare almeno le metà divise prima che avvenisse la disintegrazione totale. Non c'era modo. La violenza dell'incendio che aveva spaccato la roccia aveva anche provocato la distruzione delle due metà, annientando il potere che avrebbe potuto tenerle insieme. Ah, ma perché non era possibile, grazie a un qualche inconcepibile miracolo geologico, saldare nuovamente le due metà? Yvonne voleva tanto guarire la roccia divisa. Non ci credete mai? Guarda, non ci credi, sarà una patologia, ma io in questa che hai letto tu ci vedo anche proprio una metafora di quello che facciamo noi, cioè che è un ricostruire e rimettere insieme i pezzi dopo che, cioè, dopo che, cioè, gli eventi della natura hanno creato dei traumi e hanno rotto in mille pezzi una roccia. Quindi, diciamo, sicuramente io ho una patologia perché ho letto soprattutto per questa occasione il romanzo anche con un occhio diverso, ovviamente, però l'avevo letto con un occhio diverso. Però sì, lo reputo anche una metafora del nostro lavoro. Sì, sì. No, intanto caso strano, ma forse non così strano, pure io mi ero segnato queste righe qui. Abbiamo ancora, sì, meno 10 minuti, però ti faccio un paio di domande ancora. Lette così come le letti tu, poi sono pagine stupende, fanno entrare in questo flusso magmatico, appunto. Però se ci pensi anche di una semplicità disarmante, quasi pensare che appunto una coppia che si sta separando, che si anzi poco dopo lì si riabbracceranno e in uno degli unici momenti in cui riescono a ricongiungersi in questa ricongiunzione impossibile che è il romanzo, una coppia che è separata, che si vuole ricongiungere, vedo lei su una vetrina un'immagine di una roccia spaccata a metà e lei dice quanto vorrei che queste due parti della roccia si ricongiungessero, sembra quasi la scena famosa di Aldo Giovanni e Giacomo, i due pezzi della mela, quindi è una cosa comunque di una facilità, ma di una purezza anche disarmante, ma in fondo lo è anche il refrain che torna, non si può vivere senza amare, che è quasi una frase da Bacio Perugina, invece in questo flusso magmatico, inquieto che è il libro, questi momenti qui, di puro sentimento, e questa è una della potenza, secondo me, di questo libro, una delle tante cose che tengono legati a questo libro, che non ha paura di essere semplice, banale, cioè quando si parla d'amore è assoluto e ti sfida in questo caso, perché appunto non ha paura di non complicare, non intellettualizzare quelle cose lì, ma di dirtele così per come sono. Sì, sì, è vero, lui ha quella sfrontatezza disarmante, anche qua, e per certi versi dell'ubriacone che ti racconta una cosa banalissima che però ti commuove in qualche modo, e non ha, l'altra cosa è che non ha paura di andare in fondo sempre più dentro a questo sentimento che può risultare stucchevole, è difficile trovare un libro di amore disperato come questo, che però in questo lui è un grande poeta, tra l'altro non vengono lette tanto le sue poesie, ma ha scritto delle bellissime, meravigliose poesie, e in questo senso lui ha il coraggio ingenuo dei grandi poeti che si gettano a capofitto in un'immagine anche facile, anche stucchevole, per andare a raccogliere fino in fondo, anzi la feccia succosa della tazza, e te la fa sentire. E in questo, parlando del libro che avevo poi scritto io, mi ha dato un po' di coraggio, perché avevo bisogno anch'io di... Quando stai scrivendo libri hai dei libri fraterni che ti aiutano, che ti sostengono, no? ti proteggono anche, e quando parli di sentimenti e d'amore hai subito il terrore del sarcasmo, dello snobismo, della sazietà che abbiamo tutti, chi se ne importa, e però dici no, voglio entrarci profondamente, e in questo senso lui non ha paura di mettersi completamente a nudo, in modo anche imbarazzante, perché non ha, e anche la despedida alla lunga, e anche in questo lo riconduco, lo trovo simile a Malick, che certe volte sbaglia completamente, il film è orrendo, certe volte arriva a un vertice incredibile perché insiste talmente tanto
c'è il famoso problema del dinosauro, il Tree of Life, c'è tutto un dinosauro, che è una cosa che ha dato fastidio a un mucchio di gente, a me no, però le scene di familiari sono talmente belle, eppure basta una piccola cosa proprio più in là ed è rovinato, e con loro è lo stesso, riesce come se lui continuasse a mettere a fuoco e a sfocare, a mettere a fuoco e a sfocare stilisticamente e contenutisticamente. Queste due cose insieme generano questa strana ipnosi per cose anche abbastanza semplici, vero? Ma appunto, nello scrivere, questa è l'ultima domanda, se vuoi, nello scrivere il libro che poi è scritto, appunto, che è la storia del traduttore di Sotto il Vulcano, che finisce in estate a Milano e attiva la sua separazione all'ombra anche del romanzo. D'accordo, io cioè, capisco da quello che hai detto che ti serviva anche un riferimento sentimentale, no? Per capire come una bussola, come orientarti, come riportare anche le tue stesse emozioni, esperienze in quella separazione. E avendo io letto in realtà prima il tuo libro e poi questo, ho ritrovato molto di quel film, quei sentimenti là. Però non avevi paura, anche abbiamo detto è un libro anche un po' maledetto, comunque di sicuro disturbante, pensare di scrivere il proprio romanzo all'ombra di questo romanzo, all'ombra del vulcano, all'ombra di queste scosse dell'unica. Non ti ha mai messo in condizione di dire forse non lo faccio, forse è meglio rinunciare, appunto, forse come faceva lui, a Pancone riprendo fra qualche anno. Avevo un po' paura che paragonassero i due libri, cosa che non... A un certo punto ho cancellato una frase che mi sembrava didascalica dal mio libro, perché dicevo quanto ero estremamente più mediocre rispetto anche a noi, poi ho detto ma perché devo dirmelo così? Avevo paura che venissero paragonati, che io volessi ambire a scrivere su quella cosa che non ho mai voluto fare, perché scrivo in modo molto diverso. Avevo paura che questo libro soffocasse anche il mio, cosa che in realtà non è avvenuta, tanto perché vedo che un sacco di gente che non ha mai letto Lori legge il libro, cioè mi dice ah ma interessante sto Sotto il Vulcano, magari potrei leggere, ma non è che... Anzi, forse avremmo dovuto puntare molto di più sulla storia d'amore che sul fatto che ci fosse detto Sotto il Vulcano. Però in realtà il punto è che per una volta volevo veramente parlare di traduzione, e questa era troppo emblematica, troppo importante per la mia vita. Cioè, se no avrei scritto un solito libro con un traduttore sfigato che non c'ha voglia di tradurre quello, con delle cose appunto un po' ambigue che gli capitano intorno alla traduzione, buffe, l'arte che si mescola con la vita. Invece volevo che fosse impregnato di questo libro, che fosse una riflessione sulla traduzione, con cui chiudere anche per me un discorso, anche in fondo un po' con la traduzione, che per me è arrivata a un punto di saturazione. E quindi per me come se tutte e due le cose stessero insieme, e andava bene così. Sono contento dal prossimo libro che ho in testa di allontanarmi completamente dall'ombra del vulcano. Sì, vogliamo chiudere con un'ultima lettura, magari, o se tu hai altre domande. Siccome hai parlato tanto di alcol, ma non ho fatto neanche questa, è una delle pagine più belle e anche divertenti, devo dire, sull'alcol, dove lui pensa a cosa ha bevuto per tutta la vita, quindi attenzione. Quante bottiglie da allora? In quanti bicchieri, in quante bottiglie si era nascosto anche solo da quel momento? All'improvviso le vide, le bottiglie di aguardiente, di anis, di Jerez, di Highland Queen, i bicchieri, una babele di bicchieri torreggianti che arrivavano fino al cielo, che poi crollavano, i bicchieri che si rovesciavano e si frantumavano, rotolavano giù per la collina, le bottiglie che si frantumavano di Oporto, Tinto, Blanco, bottiglie di Pernod, Assenzio, bottiglie che cozzavano, bottiglie messe da parte, che cadevano a terra, di schianto nei parchi, sotto panchine, letti, poltroncine del cinema, nascoste nei cassetti del consolato, bottiglie di Calvados cadute e rotte o che esplodevano in mille pezzi, buttate nei mucchi di spazzatura, lanciate in mare, nel Mediterraneo, nel Caspio, ai Caraibi, bottiglie che galleggiavano sull'oceano come scozzesi morti sugli altopiani atlantici. E ora le vedeva, sentiva l'odore di tutte quante, dalla prima all'ultima, bottiglie e bicchieri di birra scura, il Dubonnet, di vino bianco amato da Falstaff, di whisky, Johnny Walker, Canadien, gli aperitifi, i digestifi, i demi, i dobles, le bottiglie, le bellissime bottiglie di tequila e i fiaschi,
i milioni di fiaschi di magnifico mescale. Il console era fermo, immobile. Gli sembrava di avere la coscienza attutita dallo scroscio. Batteva e gemeva contro le pareti di legno del locale insieme al vento impetuoso. Come poteva sperare di ritrovare se stesso, di ricominciare da capo, quando da qualche parte, forse in una di quelle bottiglie smarrite o frantumate, in uno di quei bicchieri, giaceva per sempre l'unico indizio riguardo alla sua identità? Come poteva adesso tornare indietro e guardare, frugare tra i cocci, sotto i bar eterni, sul fondo dell'oceano? Grazie a Marco, grazie a Matteo, soprattutto, cioè, grazie per questa conversazione su questo libro, che è un libro veramente fantastico, che racconta un sacco di storie e soprattutto ci racconta anche quel doppio del vulcano, secondo me, che ci dicevi tu, cioè lo stesso Lorin e questo vulcano da un lato, come la curva sinuosa di un seno femminile, e dall'altro irto e pungente. E i vulcani sono anche questo, ed è il motivo anche per cui poi è difficile in qualche modo convivere con i vulcani stessi, perché sono piacciono in qualche modo, hanno un'ambivalenza, ti rapiscono come hanno rapito in qualche modo anche te, ci danno anche la terra fertile, quindi sono anche buoni, e poi dall'altro lato sono invece vulcani che possono diventare terrificanti e mostrare tutta la loro forza distruttrice. E questa ambivalenza si ritrova nel libro e si ritrova anche nelle persone che sotto i vulcani ci vivono, e noi lo vediamo anche oggi, insomma, tutti quelli che vivono sotto i vulcani che abbiamo in Italia, in modo particolare per esempio ai Campi Flegrei, e come la gente che vive quel territorio conviva con la bellezza del territorio e la paura di vivere sotto un vulcano. Grazie.